Seppur con qualche peripezia dovuta ad eccessivi controlli da parte delle forze dell'ordine sull'autostrada, la delegazione partita da Napoli è riuscita ad arrivare a Roma, rispondendo così all'invito del sindaco Luigi De Magistris, che si è recato insieme alla sua giunta davanti a Palazzo Chigi per chiedere un incontro finalizzato alla cancellazione dei debiti contratti in passato e che però oggi bloccano le casse dell'amministrazione comunale. Al grido di Napoli libera, una manifestazione pacifica a cui hanno partecipato 1000 persone, si è svolta lungo le strade della capitale per chiedere al governo il blocco del pagamento di un debito che è stato fatto negli anni 80 dopo il terremoto e che ha provocato il pignoramento di 100 milioni di euro che impediscono di fatto all'amministrazione di assicurare i servizi pubblici fondamentali nella città. È la quarta volta che siamo venuti. Venimmo nel 2012 e con la manifestazione conquistammo dei punti per evitare il dissesto. Siamo venuti per le vele e abbiamo ottenuto un grande risultato per le vele. Siamo venuti per Bagnoli e abbiamo difeso Bagnoli dalle mani sulla città. Mo siamo venuti per il debito, a quinta volta non lo so, ma verremo sicuramente non per interessi nostri, ma per interessi del nostro popolo e per amore della nostra terra. Grazie.